Ecco, Vice Sindaco, oggi è una cerimonia dedicata al ricordo delle vittime pavesi del coronavirus, quindi un momento dedicato al valore della memoria. Volevo chiederle che cos'è per lei la memoria e qual è l'importanza di farne un valore condiviso e di mantenerla viva. Come tutto ciò che avviene nel corso della storia, il ricordo è la base dell'approfondimento, della comprensione e anche dello sguardo al futuro in termini positivi e propositivi. Nello specifico, questo evento che ci vede ancora coinvolti e ha segnato duramente la città, la nostra nazione, il mondo intero, deve porre delle riflessioni e purtroppo entra di diritto nella storia dell'umanità. Oggi abbiamo voluto dar corso a un mandato forte che l'amministrazione comunale tutta ha voluto dare, un piccolo simbolo ma un'altissima valenza appunto storica, culturale, educativa e evidentemente l'accento che voglio porre io non è tanto sul fatto e sui numeri tragici e le vite spezzate, ma oggi ho voluto un po' sottolineare gli elementi che hanno contraddistinto l'azione del popolo mondiale e dei cittadini di Pavia, che sono altamente qualificati nelle loro espressioni civili, militari, associative, religiose, i singoli che hanno saputo fare rete, hanno dimostrato tanta bontà, tanta solidarietà, tanta coesione e una città che ha affrontato i momenti più duri a testa alta, una comunità scientifica che a livello internazionale si è distinta e sta contribuendo alla sconfitta di tutto questo evento negativo, e quindi il messaggio è quello di cercare elementi fortemente positivi e caratterizzanti anche in un contesto così tragico. Quindi un ordine del giorno che ha incontrato il consenso anche di tutte le forze politiche che ci ha portato qui alla cerimonia di oggi. Ma volevo chiedere qual è per lei, Assessore, il significato di questa cerimonia e di questa targa? Assolutamente sì, diciamo che oggi ci troviamo qua, abbiamo celebrato questa cerimonia commemorativa appunto in memoria di tutte le vittime della pandemia Covid-19, perché come hai detto tu parte da un ordine del giorno del Consiglio Comunale che è stato presentato dalla consigliera Paola Chiesa, ma che la cosa importante è stato sottoscritto da tutte le forze politiche sia di maggioranza che di minoranza. Abbiamo poi deciso quindi di posizionare questa targa commemorativa, quindi in ricordo perenne, all'interno del nostro cimitero monumentale. Cimitero monumentale che è il luogo della memoria, il luogo del ricordo, e sarà posizionata questa targa nel corridoio antistante la sala del commiato, dove pertanto tutti i cittadini che entreranno potranno visionarla e in quel momento ricordare. Pavia non dimentica, così come è già stato fatto anche da altre città. Pavia vuole ricordare quindi quei cittadini che purtroppo oggi non ci sono più e simbolicamente anche attraverso questa targa abbracciare quelle famiglie che hanno perso i propri cari e che hanno vissuto un dramma nel dramma, perché ricordo che nel 2020 a inizio pandemia nessuna persona poteva dare il giusto conforto alla persona che stava per mancare, e quindi insomma crediamo che questo momento sia un momento importante per la città. All'interno della cerimonia oggi abbiamo invitato, oltre che le autorità, anche i componenti, alcuni esponenti del tavolo interreligioso che fa parte dell'assessorato alle pari opportunità che rappresento, che hanno contribuito a portare grandi momenti di riflessione e anche momenti di preghiera. È un dovere, a mio avviso, non dimenticare una delle pagine più tristi della nostra storia, è un dovere non dimenticare tutti coloro che se ne sono andati, che ci hanno lasciato da soli, senza nemmeno l'affetto e il conforto dei propri cari. È un dovere, a mio avviso, tramandare questo ricordo alle nuove generazioni. Per questo motivo avevo chiesto ormai più di un anno fa all'amministrazione comunale di intitolare un'area del cimitero monumentale a tutte le vittime pavesi del coronavirus o di realizzare una targa commemorativa proprio a perenne ricordo. Dopo un anno questo mio desiderio è diventato realtà, grazie quindi all'amministrazione comunale.